Ciao a tutti, bentornati nel mio canale e benvenuti ai nuovi iscritti. In questo video vi faccio vedere come realizzare questi milkshake amigurumi all'uncinetto. Sono davvero molto carini, a me piace molto, è stata una cosa che mi è venuta un po' così al momento e quindi ho voluto realizzarla. Somigliano tanto ai milkshake quelli del McDonald's, diciamo in questo senso. Comunque l'idea è molto sfiziosa, spero che piaccia anche a voi perché veramente non ci ho messo molto per realizzare lo schema, però veramente mi è piaciuto particolarmente. Io l'ho realizzato in due colori appunto per farvi vedere la differenza, però comunque vi consiglio di utilizzare dei colori a contrasto con il bianco, quindi vedete questo qui fa un effetto diverso da questo. Quello che realizzo con voi è questo qui con l'arancione, questo qui ha un colore un po' più carico, quindi fa un po' diciamo la differenza con il bianco. E nulla, il lavoro è molto semplice, si fa veramente in pochissimo tempo. E nulla, nel video vi dico anche che se volete potete fare la cannuccia un pochino più lunga nel caso vi possa piacere di più. Altrettanto anche la faccina è assolutamente facoltativa, se volete metterla la mettete, altrimenti non fa niente, quindi non è obbligatorio, ci mancherebbe altro, così come anche i colori sono a vostra scelta. E nulla, se vi piace il video lasciatemi un pollice in su, se vi va iscrivetevi al canale. E nulla, se avete qualcosa da chiedere tranquillamente, se vi serve aiuto lasciate un commento, vi rispondo appena posso. E nulla, io vi saluto e vi lascio al tutorial. Allora, cominciamo a lavorare con il filato colorato. Io in questo caso sto utilizzando un arancione, però ovviamente potete utilizzare il colore che vi piace di più. Allora, cominciamo subito con dell'acrilico che sto lavorando, facendo un anello magico. All'interno di questo anello magico devo fare le mie classiche 6 maglie basse, per cui faccio la prima, la seconda e continuo così fino a 6. Fatte quindi le 6 maglie basse, tiro il filo appunto dell'anello magico e lo stringo. Adesso in ognuna di queste 6 maglie basse che abbiamo fatto andiamo a fare un aumento. Quindi, allora, vi dico sempre che la prima è un po' più antipatica come maglia, quindi entro nella prima e faccio il mio primo aumento, ovvero 2 maglie basse nello stesso punto. Quindi, fatto il mio primo aumento, vado avanti e faccio un totale di 6 aumenti, per un totale quindi di 12 maglie basse. Iniziamo quindi il prossimo giro facendo una maglia bassa nel primo punto. Segniamo questa prima maglia, andiamo nel punto successivo e facciamo un aumento. Per questo giro dovete alternare una maglia bassa e un aumento che si ripetono appunto per tutto il giro per un totale di 18 maglie basse. Cominciamo quindi il prossimo giro facendo sempre una maglia bassa nel primo punto, la segniamo, nel punto successivo facciamo una seconda maglia bassa, nel punto dopo un aumento. Quindi questo giro sarà composto in questo modo, 2 maglie basse e un aumento che si ripetono per tutto il giro per un totale di 24 maglie basse. Adesso dobbiamo fare un giro in costa retro, ovvero invece di entrare come entriamo sempre in questa maniera, entriamo soltanto facendo una maglia bassa, soltanto prendendo diciamo la solina di dietro, quindi in questo modo, mi pare che già ve l'ho spiegato però nel caso. Quindi vado a segnare questa prima maglia e tutto il giro sarà un giro normale di maglie basse, però lavorato così in costa retro, quindi vedete, prendendo solo la sola di dietro. Quindi facciamo un giro completo in costa retro. Per il prossimo giro andremo a fare, torniamo a lavorare quindi normalmente, prendendo la maglia in modo normale, andiamo a fare un giro normale di maglie basse, quindi un giro in cui facciamo una maglia bassa in ogni punto senza nessun tipo di aumento, quindi un giro normale composto da 24 maglie basse. Cominciamo quindi il prossimo giro facendo una maglia bassa nel primo punto, la vado a segnare, nel punto successivo ne faccio una seconda, il punto dopo una terza maglia bassa. Dopodiché nel punto successivo realizzo un aumento, quindi questo giro sarà di 3 maglie basse e un aumento che si ripetono per tutto il giro per un totale di 30 maglie basse. Adesso andiamo a fare 2 giri di maglie basse lavorati normalmente, quindi 2 giri in cui facciamo una maglia bassa in ogni punto senza aumenti e ogni giro sarà composto appunto da 30 maglie basse. Terminati quindi 2 giri di maglie basse, cominciamo il prossimo giro facendo una maglia bassa nel primo punto che andiamo a segnare,
facciamo una seconda maglia bassa, una terza maglia bassa e infine una quarta maglia bassa. Il punto successivo andiamo a fare un aumento, per cui in questo giro dobbiamo fare 4 maglie basse e un aumento che si ripetono tutto intorno per un totale di 36 maglie basse. A questo punto dobbiamo fare un totale di 7 giri di maglie basse, ognuno dei quali appunto facciamo una maglia bassa in ogni punto, e ogni giro sarà composto quindi da 36 maglie basse, quindi lavorate normalmente per 7 giri. Quando avremo finito i 7 giri di maglie basse, vedete, la nostra lavorazione si è allungata. Nel prossimo punto andiamo a fare semplicemente una maglia bassissima, la tiriamo e tagliamo il filo. Lo inseriamo quindi nell'ago e andiamo a nascondere questo filo nella lavorazione. Giusto qualche punto. Tiriamo fuori, sistemiamo il lavoro e tagliamo definitivamente il nostro filo. Abbiamo finito la parte di sotto. Adesso andiamo a prendere il filato bianco, questo qui. Allora, tempo di trovare l'inizio, eccolo qui. Allora, con il filato bianco adesso ci dobbiamo agganciare vicino a questa lavorazione. Come facciamo? Allora, semplicemente facciamo un cappietto. Allora, un nodo, come volete chiamarlo, è la stessa cosa. Ok, una volta fatto il cappietto, scegliamo un punto qualunque del nostro lavoro. Vedete, seguite molto quello che io sto facendo, perché altrimenti perché è semplicissimo. Praticamente ci dobbiamo agganciare e fare una maglia bassa, vedete? Molto semplicemente. Eccoci qua, ci siamo agganciati. Adesso continuiamo a fare un giro di maglie basse, quindi vedete, faccio semplicemente maglie basse tutto intorno con il bianco. Il filo del cappietto che ho fatto, vedete, lo vado a mettere all'interno della lavorazione, te lo nascondo tra i punti in questo modo, in modo tale che non mi dia fastidio e quindi che scompaia. Quindi vado a fare un giro normale di maglie basse lavorate con il bianco. Mi raccomando, sono sempre 36 maglie basse. Adesso quindi, vedete, abbiamo fatto il primo giro con il bianco. Adesso di giri di maglie basse, sempre da 36 punti, dobbiamo farne altri due. Allora, vedete, io sono alla fine e vado direttamente nella prima maglia bassa che ho realizzato. Faccio una prima maglia bassa e la segno e quindi continuo a lavorare normalmente, e quindi mi faccio questi altri due giri, 36 maglie basse. Terminati quindi questi altri giri, adesso cominciamo un nuovo giro e cominciamo quindi a diminuire. Quindi nel primo punto faccio la prima maglia bassa, che come sempre vado a segnare. Ok, nel secondo punto faccio una seconda maglia bassa, una terza maglia bassa, una quarta maglia bassa. Dopodiché realizzo nei punti successivi una diminuzione, quindi come vi ho detto cominciamo un pochino a diminuire. Quindi questo giro sarà di 4 maglie basse e una diminuzione, che si ripetono per tutto il giro per un totale di 30 maglie basse. Iniziamo il prossimo giro facendo una maglia bassa nel primo punto che vado a segnare, una seconda maglia bassa, una terza maglia bassa, dopodiché realizzo una diminuzione. Quindi questo giro sarà un ripetersi di 3 maglie basse e una diminuzione, che si ripetono appunto per tutto il giro per un totale di 24 maglie basse. Prossimo giro, prima maglia bassa nel primo punto, segniamo questa maglia, ne facciamo una seconda, dopodiché andiamo a realizzare la diminuzione. Quindi questo giro sarà di 2 maglie basse e una diminuzione, che si ripetono per un totale di 18 maglie basse. Terminato questo giro, tiriamo un attimino il filo un po' di più e andiamo ad imbottire la nostra lavorazione. Mi raccomando, imbottitela per bene. Una volta quindi imbottito il lavoro, riprendiamo il filo
adesso dobbiamo fare il giro in cui alterniamo una maglia bassa e una diminuzione. Quindi faccio la prima maglia bassa, questo giro sarà un pochino più antipatico da fare perché appunto c'è l'imbottitura, quindi è un po' più antipatico proprio da maneggiare. Vabbè, allora, fatta la prima maglia bassa, andiamo a realizzare una diminuzione. Quindi alternate una maglia bassa e una diminuzione finché non raggiungete un totale di 12 maglie basse. E adesso per terminare andiamo semplicemente a fare 6 diminuzioni consecutive. Quindi faccio la prima, parto subito con la seconda e così finché non raggiungiamo appunto un totale di 6 diminuzioni, che quindi si sarà chiusa la nostra lavorazione. Fate quindi le diminuzioni, tiro il mio filo e vado semplicemente a tagliarlo. Lo infilo quindi nel lago e vado semplicemente a chiudere questo piccolo forellino che si è appunto creato. Dopodiché vado a passare tra i punti, quindi passo un pochino tra i punti per nascondere il filo ed evitare che appunto il lavoro si disfi. Esco quindi qui e taglio definitivamente il mio filo. Riprendiamo adesso il filato arancione perché andiamo a fare la cannuccia, quindi l'ultima parte di questo nostro lavoro, con cui facciamo sempre un anello magico. Al cui interno facciamo le nostre classiche 6 maglie basse. Qui la prima, la seconda e continuo così fino a 6. Fatte le 6 maglie basse, stringo il mio anello magico e adesso devo andare a realizzare 4 giri di maglie basse, ovvero 4 giri in cui vado a realizzare 6 maglie basse per ogni giro. Quindi semplicemente entro nel primo punto, faccio la mia prima maglia bassa, la seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta maglia bassa. Quindi ho fatto il mio primo giro di 6 maglie basse. A questo punto vedete che la lavorazione si arriccia, voi premete all'interno con un dito e vedete che avvolgendolo i punti diventano di nuovo visibili e quindi tranquillamente si può continuare. Quindi avendo fatto già il primo giro andiamo a fare altri 3 giri da 6 maglie basse ognuno. Alla fine dei 6 giri, allora io ho fatto, 4 giri, chiedo scusa, ognuno di 6 maglie basse. Io faccio una maglia bassissima e chiudo il mio lavoro, tiro il mio filo e lo taglio un po' più lungo perché ho deciso appunto di cucirla. Nel caso invece volete attaccarla semplicemente sul lavoro, una volta tagliato il filo lo andate a nascondere appunto nella lavorazione e quindi nulla, attaccate con la colla in base a come vi trovate più comodi. Adesso voglio inserire un pochino di imbottitura all'interno della cannuccia per renderla un pochino più più rigida, diciamo così. Mi aiuto un pochino con l'uncinetto e cerco di infilare un pochino di imbottitura all'interno appunto di questo lavoro. Vedete, non è difficile, basta aiutarvi un pochino con appunto l'uncinetto in questo modo, in modo da renderla un pochino più rigida. Adesso non mi resta che appunto una volta che abbiamo fatto la cannuccia, chiaramente se volete farla un pochino più lunga potete farlo semplicemente facendo più giri di maglie basse, a me piace così, però potete farla anche più lunga. Adesso non ci resta che assemblare il tutto. Eccoci qui, abbiamo realizzato il nostro bicchierone di milkshake, abbiamo inserito la cannuccia all'interno del mio ago, vado semplicemente a cucirla sul laterale, quindi mi piace cucita laterale. Vi ripeto, se volete semplicemente incollarla potete farlo tranquillamente, sicuramente perdete meno tempo, comunque dura lo stesso. L'importante è usare una buona colla. Io vi consiglio di usare la colla a caldo perché a volte la uso per appunto i lavori questi con l'uncinetto e mantiene benissimo. Quindi non mi resta che finire di cucire la mia cannuccia. Una volta quindi attaccata la cannuccia, adesso mi armo di colla perché voglio dare un'espressione, quindi un visino al mio lavoro. Quindi con il feltro nero faccio 2 cerchietti che saranno gli occhi, faccio la bocca e le guance, quindi due
cerchietti appunto con il rosa. Quindi non mi resta che attaccare tutto sul davanti. Chiaramente questo passaggio è facoltativo, se non vi piace rimanetelo così. Una volta che ho attaccato il visino, vedete, non mi resta che fare le pupille. In questo caso io vado ad utilizzare uno smalto della Kiko, bianco, è quello lì per usare per fare il French. Cosa di differente? Semplicemente il pennellino, per chi non lo sapesse, questo qui del French ha questo pennellino molto sottile, vedete? Non è un classico pennellino, quindi mi è molto comodo. Chiaramente se non ce l'avete potete utilizzare tranquillamente un dotter o uno stuzzicadenti, quindi qualcosa che vi faccia fare appunto le pupille, quindi molto molto semplicemente. Io utilizzo questo qui perché appunto avendo già questo pennellino mi semplifica le cose. Ed ecco qui, si asciugherà subito perché il feltro assorbe subito. E nulla, quindi abbiamo finito il nostro lavoro. Vi faccio vedere anche un altro che ho realizzato con un altro colore. E quindi questi sono i miei milkshake. Spero vi piacciono, che la lavorazione sia stata facile. Vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.